Buongiorno a tutti, buongiorno signora ministra, buongiorno signor sindaco, buongiorno alle autorità, al prefetto, ai tanti amici che vedo qui intorno, amici della città di Napoli, innanzitutto della metropolitana. Oggi è una bella giornata, è una frase fatta, ma veramente lo è. Una porta nuova per la città praticamente. Ma sì, la porta del ferro, no? L'abbiamo sempre detto, la stazione di Garibaldi è la porta che collega la città di Napoli alla ferrovia, all'alta velocità, e adesso i turisti, i visitatori di Napoli uscendo dalla stazione vedranno la più grande piazza di Napoli. Piazza Garibaldi è più grande di tutte le altre piazze della città, è un parco per metà, e per metà invece è un grande centro commerciale. Questo parco con giochi, alberi, veramente rappresenta insomma un valore molto importante in una zona delicata, quindi vale ancora di più perché in una zona delicata. E poi c'è questo collegamento intermodale fra il parcheggio, la linea 1 delle ferrovie, la linea 2 della metropolitana degli FS, insomma è un centro intermodale sotto un parco, veramente una cosa... Domanda obbligatoria, sicurezza, controlli? Sicurezza, controlli, Metropolitana di Napoli, Ferrovie dello Stato e Comune firmano oggi un protocollo d'intesa in cui si impegnano a contribuire anche economicamente affinché ci sia una manutenzione straordinaria e una copertura 24 ore al giorno dei vigili urbani per mantenere questa piazza nelle condizioni in cui la consegniamo oggi alla città. Sentiamo anche la voce del dissenso. Stamattina si inaugura una nuova porta della città, voi invece manifestate contro, perché? Manifestiamo contro perché per noi questo non è un bel giorno per festeggiare, perché se facciamo un giro nelle traverse qui dietro, via Bologna, via Milano, via Venezia, viviamo nel degrado più assoluto. Quindi oggi per voi me chi siete? Noi siamo il Comitato Vasto Nolana. Oggi per noi è l'ennesima buffonata, oggi per noi è l'ennesima mortificazione che subiamo da questa amministrazione. Cosa temete? A parte che noi qua temiamo che questa piazza durerà poco e diventerà breve un altro dormitorio a cielo aperto, ma è come nascondere la polvere sotto un tappeto. Perché vogliamo regalare la piazza ai cittadini, ma regalateci prima la dignità all'interno delle stradine. La porta della città, un sistema, quasi un algoritmo economico ma anche del trasporto. Eh sì, questa è una struttura straordinaria, importante, ma soprattutto è un intervento di riqualificazione dell'intera area, di qualificazione, dota il quartiere di attrezzature, quindi un appello ai cittadini ovviamente a partecipare, a custodire, a prendersene cura, e dota anche il piano della mobilità di un altro hub importante, ma la strutturazione della piazza con il verde, addirittura con i nuovi contenitori interrati, quindi di ultima generazione, è soprattutto un parco tematico, appunto, ed è molto bello perché è un lavoro di squadra, di tutta la squadra. Possiamo finalmente dire il biglietto da visita della città, perché si è detto per tanti anni ma era impresentabile. Esatto, poi come dire, le cose che noi abbiamo sentito sono tantissime, poi alla fine si realizzano e sembra che sia stato tutto facile. Invece non è stato facile, finalmente c'è una parte, esatto, c'è tutta la filiera che si è messa insieme e ha dato un ottimo risultato. Situazione allo stato attuale, avete fatto un presidio lunghissimo di un'intera settimana nonostante le avverse condizioni climatiche, che sta succedendo? Niente, solo chiacchiere e promesse, solo chiacchiere. Stiamo da un anno senza stipendio, abbiamo fatto un presidio 10 giorni alla regione ed ora deve intervenire il comune di Napoli, il sindaco si deve prendere le sue responsabilità. Abbiamo servito Napoli per 6 mesi. Per sei Aspetta, mesi. Dite ai nostri telespettatori chi siete. Siamo lavoratori APU di pubblica utilità. 6 mesi lavori di una dignità assoluta. Adesso siamo isolati da tutti. E il signor sindaco ci deve ricevere e deve risolvere il problema. Non ce la facciamo più. Finalmente si è completata questa straordinaria opera. Un'opera importante che si riconsegna alla città dopo oltre 20 anni, una piazza bella, una delle piazze più belle d'Italia all'esterno della stazione centrale. Del resto c'è la firma di un grande architetto internazionale che è Domenico Perrot. Spesso le inaugurazioni vengono viste come un punto di arrivo, è evidente che questo è un punto di partenza, perché il tema del controllo della piazza, della manutenzione, dell'intervento nelle aree limitrofe deve rappresentare una priorità per questa amministrazione e per quelle future. Quindi
oggi si inaugura all'abusivismo, quindi oggi si inaugura, ma è evidente che proprio in questo caso bisogna ripartire da oggi per un nuovo modello di gestione di Piazza Garibaldi e per riempire questa piazza. La piazza va fatta vivere con eventi, con attività, e su questo la municipalità assieme all'amministrazione comunale devono sicuramente fare tanto, perché altrimenti il rischio reale è che poi la piazza si consegna al degrado e all'abbandono, e nessuno si può permettere questo rischio, soprattutto dopo un investimento così importante e dopo le tante attese e speranze che i cittadini ripongono in Piazza Garibaldi riqualificata. Ministro, lei ha una delega molto molto importante, stamattina è una giornata straordinaria, c'è un'Italia a due corsie, anzi a doppia velocità, a Matera aspettano il treno da 158 anni, Trapani-Siracusa 12 ore per tre cambi, cosa cambierà per loro anche? Sono meridionali come noi. Le infrastrutture al sud come al nord hanno ovviamente un tempo di costruzione che è quello che sapete, detto questo, come al nord del resto, però detto questo noi le stiamo o sbloccando laddove sono bloccate o progettando laddove abbiamo bisogno di progettarle. Vi faccio un esempio sul tema ferroviario in tutto il sud, oltre alla linea alta velocità Napoli-Bari, che oggi tra l'altro vado a visitare i cantieri, però oltre a quella noi stiamo progettando o realizzando e quindi finanziando tutto il rafforzamento della linea in tutto il sud, compresa la Sicilia, ok? Per riuscire ad arrivare all'alta capacità da una parte e ai doppi binari dall'altra, in modo tale che con l'arrivo del nuovo materiale rotabile la qualità del viaggio anche al sud sia ai livelli europei. È ovvio che una parte la stiamo facendo e un'altra parte la dobbiamo prima progettare e la stiamo certamente finanziando. Per noi però è strategico, perché senza infrastrutture le disuguaglianze si allargano, solo con le infrastrutture le disuguaglianze si vincono. Allora guardate, io come ho già avuto modo di dire al sindaco, sto seguendo il completamento di quello che già c'è e sto valutando tutta la parte finanziaria di quello che ancora va fatto. Come sapete questo è un processo che ha bisogno di qualche settimana, non è una cosa che si può liquidare in pochi giorni, però la determinazione del governo è quello di dare a Napoli la sua infrastruttura completa. Poi è ovvio che probabilmente non la vedrò da ministro, ma sono sicura che darò il mio contributo affinché questo accada.